Buongiorno, abbiamo fatto colazione a casa stamattina e oggi siamo arrivati in spiaggia. Praticamente, come potete vedere, le spiagge in Australia sono tipo 10 km tutte dritte, lunghissime, e sono molto belle. C'è molto vento. Cos'altro? Non vediamo l'ora di fare il bagno perché non l'abbiamo ancora fatto. Il bagno nell'oceano. Dato che ci sono le onde giganti, gli squali e altri animali misteriosi dentro l'acqua, possiamo fare il bagno soltanto dentro le bandierine, tipo questa e quella di là. E tipo c'è la guardia là nell'angolo con la moto d'acqua, che figata. Siamo nell'oceano e fa un gran freddo, ci sono tipo 25 gradi, però c'è sempre sto solito vento in mezzo ai cosiddetti, come si dice? Ai cosiddetti, va bene. Ai cosiddetti. E poi tra l'altro io ho un gran male ai muscoli da ieri, perché siamo andati a fare surf e wakeboard. Se non avete visto il video dovete assolutamente vederlo, che spacca di brutto, che era il video di ieri. E non l'avevo mai fatto, mi sono divertito un sacco, però è stra peso da fare. Adesso c'è un'onda gigante. C'è anche una corrente strafiga. Sono stato travolto da un'onda. Parliamo un attimo del pranzo. Praticamente quello che ho preso io è stata una specie di piadina, solo che non ci sono le piadine qua ovviamente, e questo ristorante messicano ipotizzava di saper fare le piadine e io mi sono fidato e ci stava, ecco. Diciamo che dentro c'era un po' di tutto, c'era il formaggio, le patatine e una carne porca, ecco, del tipico del posto. E poi dopo cos'altro? Siamo andati in un altro bar a prendere brownie, che è tipo una pastina al cioccolato che avete visto nel video, e dentro c'aveva i marshmallow. Dopo un po' stomacava, però era buono. E adesso ci siamo comunque trasferiti rispetto alla spiaggia dove eravamo stamattina, perché siamo a Bandar, se non sbaglio. Burley. A Bar Burley. Siamo arrivati un po' lunghi, volevamo fare il time lapse del tramonto che c'è appena stato, ed è stata veramente una figata. Ci siamo divertiti un sacco, però, cioè ci siamo rilassati più che divertiti, nel senso siamo stati un sacco al mare, e poi dopo siamo sempre qui dove siamo stati anche il primo giorno, è pieno di surfisti ovunque, è stra divertente, cioè io non vedo l'ora di farlo. Solo che sono indeciso se tornare a fare il surf quelli, come quelli trainati in barca, tipo quello che ho fatto nel vlog di ieri, che è stra divertente, oppure fare surf nel mare. Bella decisione, cosa preferite voi? Scrivetemelo nei commenti. Ci vediamo domani nel prossimo vlog, e ancora non abbiamo deciso per bene cosa fare, lo scopriamo però di vento. Ciao a tutti.